Eccoci, questo è l'ultimo appuntamento per oggi, poi rinnovo l'invito a seguirci anche domani e dopo, i programmi ve li andati, spero che riterrete interessante frequentare questo festival. Benvenuta a Saccarsi, a Codrongiano, a Benedetta Tobaggi. Grazie. Ci aiuta a parlare dell'ultimo di Benedetta Tobaggi, Piazza Fontana, Piero Manironi. Grazie Piero, a te il microfono. Grazie a te Aldo, grazie a voi tutti e grazie a Benedetta Tobaggi che ho avuto il piacere e l'onore di conoscere oggi. Devo dire, dopo aver letto questo libro, che è un libro che in qualche modo ci riapre diciamo delle stanze segrete dell'anima che pensavamo fossero chiuse per sempre, invece no, riaprono delle ferite del nostro vissuto, della nostra storia, che è importante leggere come Benedetta ha fatto, cioè storicizzando un periodo, il periodo violento, terribile delle stragi, stragi che, sulle quali, come dire, esiste una giustizia che ancora non ha dato tutte le risposte. Gli ha dato molto poche, anzi. E vorrei cominciare da una citazione che è riportata nel libro da Benedetta, di un grande scrittore e giurista nuorese, che io chiaramente da nuorese ho recepito, ed è la frase che è stata così, dice che nessuno, che non è innocente chi è stato assolto in un tribunale, ma è innocente colui che ha attraversato la vita senza sottostare a un giudizio. Ecco, questo libro che ci parla di una delle, la madre delle tutte le stragi, la prima strage, quella di Piazza Fontana, 17 morti, 88 feriti. Ecco, i veri registi, i veri, come dire, mandanti, ideatori di questa strategia stragista, probabilmente sarebbero paradossalmente degli innocenti, perché nessuno li ha ancora giudicati, o comunque si è pensato a certi ambienti, ma come siano andate realmente le cose, questo purtroppo ancora non abbiamo delle risposte certe. Benedetta, vuoi parlarci di, secondo te, di cosa c'è stato dietro questa stagione stragista? Chi è stato l'ispiratore? Chi ha realmente guidato i fili di questa stagione maledetta? È una domandina facile per cominciare. No, per scaldarmi comincio da Satta, perché appunto, come moltissimi lettori, io mi ero innamorata del romanzo Il giorno del giudizio. Poi però leggo questo librettino, Il mistero del processo, mentre sto pensando come affrontare questa storia di Piazza Fontana, che è fondativa, è molto raccontata, perché ci sono gli scaffali di libri su Piazza Fontana, ma a me interessava appunto, come dicevi tu, storicizzarla, quindi fare un lavoro storico in cui anche il grandissimo lavoro giornalistico, perché poi Piazza Fontana è stata raccontata splendidamente dai giornalisti e poi è stato proprio un momento di iniziazione per una generazione di giornalisti, però aveva secondo me bisogno di un racconto diverso. Allora io leggo Il mistero del processo, che è un librettino ad Elfi, è molto bello perché poi la sua penna era straordinaria, però il pessimismo di Satta è qualcosa di devastante, no? Quindi è un libro nutrito da una fiducia nella giustizia profondissima. Allora, però mi ha dato proprio quest'idea e ho detto, certo, devi parlare di questo processo, perché è nel processo che è impazzito tutto. È il processo che ha fatto uscire la verità possibile, ma al tempo stesso anche messo in evidenza questi buchi. Quindi la prendo in realtà... In realtà non è vero che proprio tutti sono riusciti a sfuggire alle telecamere, perché è una cosa che non si pensa mai, perché è proprio uscita dalla memoria collettiva. In realtà il processo per la strage di Piazza Fontana, che ricordiamo, in realtà sono stati tre processi in uno. Io mi occupo soprattutto del primo, che è stato un processo monstro, è durato 17 anni, dal 69 all'87, quindi ha anche attraversato un periodo di trasformazione pazzesca dell'Italia. Poi c'è stato un secondo processo ponte dall'81 al 91, che ha continuato a dissodare, a far emergere verità, e poi c'è stato un ultimo grande processo in cui finalmente, no, sono
Poi non sono andati fisicamente sul banco degli imputati, però ho portato l'accusa a nuovi personaggi più vicini alla vera centrale ispiratrice tra il 95 e il 2005, e poi si è chiuso. Ed è un processo che si è concluso con una quasi completa impunità. Quindi raccontare Piazza Fontana è raccontare questo paradosso. No? Noi abbiamo una Cassazione nel 2005 che ci consegna i responsabili storici, che erano i condannati del primo processo, poi assolti, e però si arresta. La cosa che dicevo non si ricorda è che in realtà quando noi dobbiamo pensare a questa stagione delle stragi con degli ispiratori che sono sia nazionali che internazionali, la cosa che io trovo abbastanza paradossale è che da un certo momento in poi si è cominciato quasi più a parlare degli ispiratori internazionali. Nel quadro della Guerra Fredda, in particolare con l'ultimo processo, c'è stato uno di questi terroristi di Ordine Nuovo, altro soggetto in Italia, tutti sanno chi sono state le Brigate Rosse, invece se dici Ordine Nuovo, non lo so, in Sardegna probabilmente si pensa alla rivista di Gramsci, drammaticamente, però non si pensa a questa potentissima, ramificata organizzazione eversiva di estrema destra, che invece è l'organizzazione a cui vanno ascritte tutte le principali stragi, no? Piazza Fontana, Brescia, e anche adesso su Bologna sono venuti fuori legami tra i NAR. Adesso tra l'altro si farà questo processo sui mandanti, importantissimo, ma sono venuti fuori potenti legami con questo gruppo Ordino Vista Veneto. Allora, il primo processo di Piazza Fontana in realtà è arrivato in alto come nessun altro, proprio nella centrale politica italiana, perché nessuno si ricorda che nel 79, cioè al momento eroico di questo processo, si conclude il primo grado in cui vengono condannati esecutore materiale Freda Ventura, come esecutore materiale anche un personaggio di cui credo che vorrei parlare, Guido Giannettini, un giornalista neonazista che aveva lavorato per lo Stato Maggiore, lavorava per i servizi segreti. Vengono condannati un generale e un capitano dei servizi segreti, e poi saranno le uniche condanne confermate. Ma la cosa eroica è che il primo grado di giudizio si chiude rimandando a un'inchiesta in corso a Milano, che vede imputati non per roba leggera, per favoreggiamento dei terroristi, l'allora premier Giulio Andreotti e l'ex premier Mariano Rumor. Quindi era un'inchiesta veramente scottante, infatti è stata un'inchiesta molto molto silenziata. L'inchiesta poi è finita in niente, perché come adesso appunto c'è il Tribunale dei ministri, il voto del Senato che deve decidere se si può processare Salvini o meno, allora c'era la commissione inquirente che doveva decidere se i politici potevano essere processati o no. Uno dei personaggi così paradossali di questo processo, un ultraconservatore, l'avvocato Edoardo Ascari, descriveva la commissione inquirente come i topi a guardia del formaggio. Quindi ovviamente i topi a guardia del formaggio fanno bene in modo di assolvere i propri esponenti. Però perché si arriva alle soglie dell'incriminazione di un ex premier, di un ex 5 volte premier e del premier della Solidarietà Nazionale Giulio Andreotti, che poi sarà insomma sulla cresta del potere ancora per molti anni? Proprio per favoreggiamento di terroristi, perché questo processo arriva a indagare il momento in cui viene fuori la catena di protezione dei terroristi che arrivava fino a Palazzo Chigi. Perché? Perché quando si comincia a indagare sui terroristi neri, dopo il grande depistaggio degli anarchici, a un certo punto viene opposto il segreto ai magistrati di Milano, che arrivano a individuare questo Giannettini, no? Questo giornalista che stava nel gruppo dei terroristi di Ordine Nuovo ma lavorava anche per i servizi segreti. Giannettini è una pista troppo pericolosa, quindi ai magistrati viene opposto il segreto politico militare, si chiamava allora, no? Non vi diamo informazioni. Le indagini, questo processo fa venire fuori che in realtà l'ordine di opporre il segreto era arrivato da Palazzo Chigi. L'aveva detto Andreotti a un giornalista, visto che siamo un festival giornalistico, Caprara. Ricordiamo Caprara, che era un personaggio, non era solo un giornalista, lui era stato per 20 anni il segretario personale di Togliatti, era stato deputato, quindi forse era uno dei pochi giornalisti che nel 74 poteva tenere veramente testa uno come Giulio Andreotti.
E Giulio Andreotti usa Massimo Caprara per questa grande operazione d'immagine. Berlusconi non ha inventato niente. La capacità mediatica con cui Andreotti si è aggiustato in queste storie era, oddio, ha qualcosa di veramente inquietante nella capacità manipolatoria, ma era obiettivamente geniale. Quindi a un certo punto Andreotti decide di raccontare a mezzo stampa, quindi non ai magistrati, non al Parlamento, sì, che era stato deciso, lo dice in maniera personale, era stato deciso a Palazzo Chigi di opporre il segreto su Giannettini. Quindi quell'indagine nasce lì. Andreotti fa una cosa veramente diabolica. Lui rilascia questa intervista a Caprara, non la smentisce mai, però meno di 10 giorni dopo, intervistato da Lino Iannuzzi per l'Espresso, perché poi si facevano, dice un'altra cosa, dice no, non c'è stata nessuna riunione a Palazzo Chigi, e però lascia aleggiare queste due versioni per un po' di tempo, poi ai magistrati dirà: ah no, Caprara ha sbagliato, non c'è stata nessuna riunione a Palazzo Chigi. Caprara lo smentisce nell'aula di tribunale, un momento, ci sono delle riprese, perché poi Piazza Fontana è stato anche il secondo in verità, perché il primo processo trasmesso in televisione dalla RAI è stato un processo per stupro, una trasmissione eroica, super femminista, molto militante, poi però la prima grande trasmissione di un processo in TV, quindi il primo processo seriamente mediatizzato è stato proprio quello di Piazza Fontana, 5 puntate in prima serata nel 79. 10 milioni di spettatori, e tutta Italia ha potuto vedere Andreotti che si gela perché Caprara tira fuori gli appunti. Mi sto disperdendo. Quindi la centrale del potere si arriva fin lì, e quindi perché si apre questa indagine? Perché Andreotti è stato colto in contraddizione su questo punto cruciale. Rumor sostiene di non ricordare. C'è poi un libro di memorie molto agiografico di Mariano Rumor che io ho trovato irresistibile, e poi mi ha dato molta soddisfazione perché ha confermato la mia ricostruzione di buon senso, oltre che da storica. Andreotti, Rumor ovviamente deve dire che non può ricordare, perché Andreotti l'ha messo nel sacco. Andreotti ha detto: c'è stata una riunione al Palazzo Chigi, quindi tutti hanno pensato che è stato Rumor, non lui. Loro erano stati premier in 2 governi contigui quando viene presa quella decisione. Lui riesce a far credere a tutti che è stato Rumor a prendere questa decisione sciagurata, incriminabile per favoreggiamento, no? Perché a quel punto la copertura arrivava fino a lì. E invece ci sono dei documenti che sono finiti affogati nella documentazione di una procura di Potenza, che attestano come è stato il capo di gabinetto di Andreotti, che ha ricevuto il capo dei servizi segreti. Sì, in realtà è stato proprio Miceli che è andato nel gabinetto di Andreotti a chiedere il permesso, fondamentalmente, no? Quando viene stilata questa famosa lettera, quindi c'è proprio la prova provata che è stato Andreotti. Però Rumore era già in parabola discendente, era indagato per uno dei primi grandissimi casi di corruzione epocale, lo scandalo Lockheed, e quindi è in una posizione troppo fragile. Ecco, ti volevo chiedere, c'è un personaggio che non viene ricordato, un personaggio secondario, un oscuro professore di lettere di provincia di Treviso, Guido Lorenzon, che in un'intervista a Sandra Bonsanti dice una cosa particolarmente forte. Cioè lui dice che i libri di storia andrebbero riscritti perché il fascismo non può essere ristretto in un ventennio, ma dice che il fascismo è continuato nelle istituzioni repubblicane e fa una serie di, come dire, di esempi. Non so, il questore di Milano Guida, che era un fascista che comandava nel carcere di Ventottene, dove era prigioniero Pertini, lo stesso procuratore De Peppo di Milano, che tra l'altro è il primo vero depistaggio, inizia dal procuratore della Repubblica di Milano, perché le bombe a Milano erano due. C'era quella di Piazza Fontana, la Banca dell'Agricoltura, e poi ce n'era uno vicino alla la Banca Commerciale. Ecco, mentre il primo ordigno esplode provocando la strage, il secondo invece non esplode, e quindi c'è la possibilità, da un punto di vista investigativo, di trovare degli elementi, dei dettagli importantissimi su chi aveva organizzato la strage. Bene, De Peppo dà ordine di far brillare la borsa.
Allora, assolutamente la cosa che mi intrigava tantissimo di parlare di questo, come dire, prendere questo processo come angolazione per osservare la storia d'Italia, che ti permette anche di far vedere l'impatto concreto che avevano queste caratteristiche strutturali del paese. Il dato che, come dire, da cui io comincio sempre quando devo spiegare un po' di queste cose di storia recente a dei liceali, è che devono avere in mente, devono cercare di immaginare che la Repubblica Italiana aveva 24 anni, cioè una ragazzina, e aveva alle spalle 20 anni di fascismo, una guerra civile. Quindi la cosa interessante, e le statistiche sono impressionanti nel 69, no? Tu hai citato il questore Guida, bisogna ricordare appunto che poiché nell'immediato dopoguerra c'era stata una epurazione all'incontrario per esigenze della guerra fredda, cioè tutti gli ex partigiani erano stati cacciati via dalle questure, no? Quindi era stato reintegrato il personale di epoca fascista perché ovviamente aveva delle migliori credenziali anticomuniste. Quindi la polizia era nei suoi quadri più alti, quindi nelle persone che dirigevano, prendevano le decisioni e formavano. Aveva una mentalità ancora completamente fedele al passato regime. E gli altri dati che fanno molta impressione è che il corpo proprio degli agenti era fatto a oltre l'80% da uomini che avevano solo la licenza elementare. La vita in polizia era infernale, infatti una delle grandi storie poco raccontate degli anni 70 è la nascita di un movimento sindacale all'interno della polizia, proprio per correggere queste condizioni di vita animalesche in cui erano tenuti gli agenti, e, però chiaramente quindi c'era una testa che era ancora completamente da dittatura sopra un corpo che, come dire, era molto facilmente manovrabile, era tenuto in condizioni di vita pessime, veniva intruppato e reggimentato e formato in maniera tutto fuorché costituzionale, quindi la polizia era questa cosa qua. La magistratura è più interessante perché è vero che allora la magistratura era ancora gerarchica. L'altra cosa importante che succede negli anni 70 è questa progressiva democratizzazione dell'organizzazione interna. Però nel 69 ancora proprio c'è un'alta magistratura, Cassazione, capi degli uffici che decide la carriera dei sottoposti, quindi ha un controllo molto capillare, no? Sulle indagini che vengono o non vengono fatte. Chiaramente gli alti magistrati erano in larghissima parte nati, cresciuti e entrati in carriera sotto il fascismo. Però il dato interessante, questo è stato molto studiato da chi si occupa di storia della magistratura, però se mai vi capiterà di entrare nel Palazzo della Cassazione, potrete apprezzarlo anche da un dettaglio ambientale. Io mi ricordo che la prima volta che sono entrata in Cassazione, a parte che proprio hai il senso della legge che ti schiaccia, per cui ti senti proprio come lo scarafaggetto davanti alla porta della legge di Kafka, ma poi c'è un immenso corridoio in cui ci sono i ritratti, ovviamente prima ci sono i ritratti ad olio, poi si arriva a qualche fotografia, di tutti i primi presidenti e gli avvocati generali della Cassazione. Io mi ricordo che passeggio per tutto questo corridoio e a un certo punto mi rendo conto che non c'è nulla a marcare il passaggio dalla monarchia alla repubblica, no? E io mi ricordo che ho pensato, questo è interessante, cioè questo è il vero spirito di corpo, cioè loro gli è passata sopra come acqua fresca. La cosa che viene rilevata dagli storici della magistratura è che non è tanto che gli alti magistrati che fanno questo processo di Piazza Fontana sono particolarmente fascisti, cioè questori sì. Loro semplicemente appartengono a una certa mentalità della magistratura che addirittura risale all'Italia liberale ed è una magistratura che è totalmente in sintonia profonda con il potere politico, qualunque sia il potere politico. Quindi non è il problema che questi magistrati sono particolarmente di destra, sono uomini d'ordine per cui la legge non deve applicare tutti i reati del codice penale proprio a tutti. La Costituzione, lasciamola stare, è impegnata nella conservazione dello statu quo. Quindi l'alta magistratura ha un ruolo importantissimo in questo processo, ma è proprio la sponda
del potere politico. Poi ci sono alcuni documenti in cui si capisce che non c'è bisogno di ricatti, pressioni, manipolazioni, sono proprio come due teste della stessa creatura. Questo è molto interessante perché diciamo aiuta a riflettere anche poi su quella che è stata l'evoluzione della magistratura e quelli che continuano a essere, no, le caratteristiche di una certa magistratura. Comunque sì, il paese era comunque, cioè nelle sue alte sfere, i dati statistici sono interessanti, cioè nel Parlamento italiano l'età media, se consideriamo sia i deputati che i senatori, comunque era tra i 50 e i 60 anni, quindi vuol dire sì, chiaramente c'era anche qualcuno che aveva una storia politica differente, che aveva vissuto la resistenza, però molti altri no. Però la cosa che dà l'idea del corpo a corpo che in realtà si percorre tutta l'Italia è il fatto che tu hai un questore di Milano, guida non solo fascista ma ex direttore del Confino di Ventotene, e però la terza carica dello Stato è il partigiano Sandro Pertini, che era stato tra i suoi prigionieri. Quella l'immagine, no? Poi la famosa mancata stretta di mano di Pertini a Guida, poi Pertini disse: non gli ho stretto la mano non per Ventotene ma per Pinelli. Però lì hai plasticamente proprio queste faglie che percorrono l'Italia e chiaramente sono le premesse di tutto quello che succede. Dicevo prima, non ho finito di rispondere, chi sono i registi. Allora, uno dei registi l'hai citato tu di passaggio, è l'ufficio affari riservati del Ministero dell'Interno, che è la prima divisione del Viminale, e noi abbiamo che Piazza Fontana in realtà appare credibilmente come, diciamo così, una fuga in avanti dei terroristi neri. Però c'era un disegno che evidentemente aveva un avallo politico, evidentemente, ed è altamente probabile che anche Mariano Rumor, se non proprio avesse dato la sua benedizione, comunque avesse dato un tacito assenso al fatto che, visto che il contesto politico e sociale era molto in ebollizione, dice: va bene, cominciate a fare questa serie di attentati non rivendicati, diamo la colpa agli anarchici e capitalizziamo dal punto di vista politico la tensione che si crea. La regia di questa operazione, che percorre tutto il 69 con moltissimi attentati, è dell'ufficio affari riservati, sono poi usciti i documenti nel 96 che erano stati lasciati in un deposito. Quindi noi abbiamo che anche per Piazza Fontana, come per le bombe precedenti, c'è una proprio un canovaccio già predisposto dall'ufficio affari riservati, che poi sul territorio aveva dei bracci che erano gli uffici politici delle questure, nel caso di Piazza Fontana quello di Milano e di Roma. C'era già questo canovaccio imbastito per criminalizzare gli anarchici, Valpreda, Pinelli, eccetera. Quindi c'è un primo livello di responsabilità politica italiana in questo disegno. Poi è altamente credibile anche perché noi abbiamo delle testimonianze di personaggi che si muovono per provare a fermare gli ordinovisti che fanno la strage. L'ha raccontato una figura di primo piano come Paolo Emilio Taviani, notabile genovese, notabile democristiano, persona di assoluta fiducia negli ambienti NATO. Sì, infatti sì. È la persona che in Italia è stato, come dire, il referente politico quando è stata creata la Stay Behind, la Gladio, quindi è un uomo che sicuramente sapeva di cosa parlava, ed è lui che ha raccontato che a un certo punto c'era una persona che era dei servizi, era in collegamento con Ordine Nuovo, ma non fa in tempo a fermare la bomba, quindi è stato lui stesso ad avallare l'idea che a un certo punto i terroristi neri, chiaramente, essendo inseriti in tutte queste reti, si sono sentiti autorizzati a provare a fare un colpo più grosso. Però questo cosa significa? Significa che si sapeva dell'attentato, che certi ambienti erano a conoscenza dell'attentato. Certi ambienti senz'altro lo sapevano. C'è un'altra cosa che è venuta fuori già nel primo processo, solo che se ne è capita la gravità soltanto negli anni 90. E questo ti riporta anche dopo, se vuoi raccontare le tue esperienze al militare, può essere illuminante, perché poi la grande storia e le piccole storie si mescolano. Da appunto l'indagine che nasce dalla testimonianza di questo Guido Lorenzon. Guido Lorenzon è un professore di francese alle medie, è un consigliere comunale democristiano a Maserada sul Piave, e
così, e la vita vuole che lui era stato compagno di collegio di Giovanni Ventura, cioè uno dei responsabili storici di Piazza Fontana, che è un estremista di destra, ma si fa passare, prova a farsi passare anche per tutto il processo, per un sincero democratico, quindi uno che in realtà collaborava con i servizi segreti perché lui voleva denunciare, tutte balle, insomma, lui. Però era stato anche incaricato di provare da uomo di destra a infiltrare ambienti di estrema sinistra in Veneto, maoisti, eccetera. Quindi c'era questo disegno di provocazione molto ampio. Allora loro stanno in collegio insieme. Oltretutto Ventura, che è un piccolo editore, tipografo, ogni tanto commissiona dei lavori di traduzione a Guido Lorenzon e gli racconta delle cose che fa. E all'inizio Ventura è un chiacchierone. Noi abbiamo una pista nera non solo perché Lorenzon testimonia, ma soprattutto perché Giovanni Ventura era uno sborone, un chiacchierone. Quindi lui racconta a questo compagno di collegio che loro vogliono rifare la Repubblica di Salò, che stanno preparando degli attentati, che a Milano una delle bombe non è scoppiata, che non è successo niente dopo, quindi bisognerà fare qualcos'altro. E quindi lui vede in televisione, lui ha raccontato questa cosa nelle sue memorie, tutta Italia si è fermata per guardare in televisione i funerali delle vittime di Piazza Fontana, c'erano 300.000 persone a Milano, resta una bellissima descrizione di Corrado Staiano, dei momenti dei funerali, delle foto incredibili, e a scuola, nella sua scuola li vedono, e a quel punto lui proprio dice: mi dibattevo tra lo schifo e la paura. Allora decide di andare a parlare con un avvocato amico in questura. In questura ovviamente ci sono i documenti che lo provano, questa cosa desta molto allarme, per cui cominciano a muoversi un po' di persone, eccetera, ma per fortuna l'avvocato gli dice: no, andiamo anche in procura a parlare. E lì appunto lui ha la crisi di coscienza il 15 dicembre, fondamentalmente parla con un magistrato nei giorni tra Natale e Capodanno. E chi c'è in ufficio nei giorni tra Calogero, chi c'è nei giorni delle ferie, no, ovviamente l'ultimo arrivato che si prende la sola del turno festivo. Questa è stata la grande fortuna, perché era un giovane magistrato di 29 anni che era appena arrivato da Agrigento, Pietro Calogero, pubblico ministero, che viene colpito dalla sincerità evidente di quest'uomo e quindi si ostina, insieme al collega giudice istruttore Stizza, a seguire questa pista. Ci vorranno 3 anni perché prenda corpo la pista nera, tra ostacoli enormi, però prenderà corpo. Quindi questa cosa è molto interessante. Dicevo, tra le cose che vengono fuori in Veneto, perché la squadretta fatta dal PM Calogero, il giudice istruttore Stiz, e poi in questo corpo di forze di sicurezza di polizia giudiziaria, che ha caratteristiche tali per cui il processo di Piazza Fontana è nato morto, per un motivo molto semplice: non soltanto erano in larga parte fascisti, e chi non era fascista comunque aveva dei capi ufficio che erano fascisti o con una mentalità prona al potere. Il problema è che la polizia giudiziaria, in piena violazione della Costituzione, no? Che dice che la polizia giudiziaria obbedisce ai magistrati, no? E in realtà gli ufficiali di polizia giudiziaria obbedivano a chi decideva della loro carriera, cioè il superiore gerarchico e la catena, no? Che fosse il questore, che fosse il comandante del nucleo dell'arma, eccetera, arrivi all'esecutivo. Quindi diciamo che Piazza Fontana fa uscire una cosa che ha causato un numero enorme di ingiustizie processuali di cui non abbiamo memoria, perché sono stati casi meno clamorosi, perché uno dei grossi temi dei giuristi dell'epoca era: porca miseria, molto spesso i processi non sono che l'espansione di un rapporto di polizia giudiziaria che tutto ha a che fare meno che con la verità, perché viene politicamente diretto, eccetera, eccetera. E una delle fortune di questa storia è che c'è anche un appuntato, un maresciallo dei carabinieri molto bravo, che lavora con questi magistrati alla procura di Treviso, molto scrupoloso. Allora questo carabiniere a un certo punto fa un controllo noiosissimo di tutte le macchine che sono state multate, davano le multe, Piazza Fontana è in pieno centro storico, è dietro il Duomo,
Quindi se parcheggiavi la macchina prendevi la multa. Allora lui raccoglie dai vigili tutti i verbali delle multe. Allora ci sono 4 giorni di elenchi di autovetture. Ed è molto affascinante perché tra in questi elenchi di autovetture ce n'è una di un signore che si chiama Dario Zagolin, che poi aveva una di quelle orribili macchine ocra che andavano una volta, no? E Dario Zagolin non è neanche sottolineato in quell'elenco perché nessuno ha percepito la sua pericolosità. Molti anni dopo, mettendo insieme i dati delle varie inchieste, si è capito che Dario Zagolin era una persona di una enorme pericolosità. Lui è una delle persone invisibili, uscite quasi indenni. Lui è stato sfiorato da un'inchiesta fatta a Padova nel 74. Lui era un finto imprenditore e in realtà lui era uno degli esponenti di... Il processo si chiamava Rosa dei Venti, perché era un'organizzazione in cui c'erano degli industriali come finanziatori, degli estremisti di destra, degli ufficiali dell'esercito, del personale dei servizi, non si capiva bene, ma in realtà la Rosa dei Venti era una copertura. Viene fuori una roba da film di James Bond, da questa indagine che viene fatta a Padova nel 74 dal giudice Tamburino. L'organizzazione X... Perché a un certo punto un ufficiale dell'intelligence dell'esercito dice no, c'è questa organizzazione X, convocate i miei superiori perché io non ho facoltà di parlarne, ma è una cosa assolutamente autorizzata. Quella è stata una delle inchieste più pericolose degli anni 70, infatti si è mosso Andreotti, sempre con una falsa operazione di trasparenza per far sì che le inchieste fossero avvocate a Roma e morissero. E la cosa interessante è che ci sono dei documenti dell'ambasciatore statunitense a Roma che dicono noi siamo molto preoccupati di questa inchiesta sulla Rosa dei Venti. Perché? Perché l'organizzazione X, adesso sappiamo che era una cosa che si chiamava Nuclei di Difesa dello Stato, che era un'organizzazione, come posso dire, per dirla in termini colloquiali potrei dire che era l'anima nera di Gladio. Cioè Gladio, come dire, era la facciata, cioè so che sembra paradossale perché era una cosa non votata dal Parlamento, è stata segreta, ma era il volto presentabile. I Nuclei di Difesa dello Stato erano l'organizzazione paramilitare davvero pericolosa, perché era quella che stava sul territorio, era quella in cui proprio stavano gli uomini, i terroristi, non gli uomini di ordine nuovo, quella in cui stava il personale non solo dei servizi segreti ma dei servizi segreti dell'esercito e soprattutto il personale che stava nelle basi militari statunitensi in Veneto. Quindi le peggiori manovre e il vero punto di passaggio che collega lo stragismo alle posizioni più oltranziste, più estreme dell'atlantismo, cioè l'idea che nel quadro della Guerra Fredda non il presidente degli Stati Uniti, non il segretario di Stato, ma all'interno dell'enorme macchina di potere statunitense c'erano delle frange più, come dire, come nel film, io trovo che sia sempre geniale rivedere il film Il Dottor Stranamore, no? Che ti fa vedere che, cioè, lo rende in chiave grottesca, però è vero che c'erano nell'esercito, nei servizi c'erano anche queste persone che erano proprio l'ala destra che era rotta a tutto, no? E sopra di loro sapevano, non sapevano, c'erano fughe in avanti, non importa, però diciamo il braccio, il ponte pericolosissimo in cui è arrivato armi, soldi, sostegno, senso di impunità è questo Nucleo di Difesa dello Stato che arriva lì. Zagolin è un uomo di questa organizzazione e aveva la macchina parcheggiata dietro Piazza Fontana il giorno prima di Piazza Fontana. Ora questa cosa ce ne si è resi conto troppo tardi. Zagolin si era già rifugiato in Francia, perché quando viene indagato viene avvertito dai carabinieri, quindi fa in tempo a scappare, quindi noi non sapremo mai perché era lì. Però questa cosa, diciamo così, unita al fatto che l'ultimo processo ha fatto vedere che la bomba l'hanno messa quelli di ordine nuovo, che erano tutti dentro i Nuclei di Difesa dello Stato. Chi ha messo la bomba? Secondo... Allora, non si può dire perché è stato assolto, però chiunque si sia occupato di questa storia dice che se dovessimo puntare una fiche su chi fisicamente ha portato la bomba, anche se è stato pienamente assolto, quindi non si può dire, adesso siamo in streaming o siamo registrati, non lo so, beh insomma è in streaming, vabbè, tanto insomma il grande convincimento di tutti
è che la persona che fisicamente può averla portata è molto probabile che sia stato un indagato dell'ultimo processo, imputato dell'ultimo processo del Zorzi. Adesso ricco imprenditore in Giappone, del tutto assolto, quindi diciamo che questa è una cosa che veniva molto detta, è venuta fuori dai collaboratori di giustizia della destra eversiva. Vincenzo Viciguerra, condannato all'ergastolo per la strage di Peteano, la morte di 3 carabinieri, intervistato, gli viene chiesto da Andrea Purgatori, ma è stato Delfo Zorzi a mettere quella borsa maledetta nella sala della Banca d'Agricoltura? Allora, Viciguerra è un personaggio inquietante, è un uomo che non si è mai pentito di quello che ha fatto, dice di aver vissuto la sua esperienza come un soldato politico, di essere semplicemente un uomo in guerra contro lo Stato, e però parlando di Zorzi dice una cosa importante: è capace di farlo, sarebbe stato capace di farlo, che è quasi una missione. Ma detto questo, è citato prima Pertini, che non ha stretto la mano a Guida per la storia di Pinelli. Non si può non parlare del caso Pinelli in questa vicenda. Cioè, è proprio qui che vediamo quanto quel periodo era un periodo, come dire, oscuro, in cui potevano essere anche violate le garanzie individuali, perché Pinelli era 3 giorni in questura, non, era un fermo illegittimo, non poteva essere lì, però era lì e lì, e poi alla fine è morto. E come è morto? Cioè, sono solo 3 possibilità: o è stato ucciso, o si è suicidato, o è stato un incidente. Diciamo che il suicidio, la moglie dice, è assolutamente impossibile, in effetti è stato scartato anche dall'indagine, come dall'indagine. Ecco, è rimasta sempre quest'ombra del caso Pinelli, che in qualche modo ha creato delle turbative sulla pista anarchica nell'indagine, perché è stata una morte che ha avuto un grossissimo impatto sociale, che ha scatenato una grande reazione negli ambienti della sinistra, non solo estrema ma anche della... Ma la cosa che proprio li ha fregati, l'immagine che usa la vedova di Pinelli, Licia, che poi è diventata una delle... Questa è una storia tutta maschile, molto maschile, perché il potere era maschile, le forze di sicurezza erano maschile, la magistratura era maschile, i terroristi neri, non ne parliamo, erano... E però ci sono 2 o 3 proprio figure di donne abbaglianti, tra cui Licia Pinelli, che è donna di estrema dignità, e dice... Pino è stato il sassolino che ha fatto inceppare il meccanismo, perché era una persona troppo pulita, cioè hanno proprio sbagliato con lui. Tra le circostanze che sono incidentali e danno anche un po' proprio, restituiscono proprio la vivezza del tessuto di cos'era l'Italia d'allora, a parte che Pinelli era un ex staffetta partigiana, era assolutamente non violento e pacifista, quindi diciamo, mentre Valpreda, che apparteneva all'ala più cacciarona ma anche esagitata, che comunque invocava l'attentato dimostrativo, quindi diciamo si prestava maggiormente a una operazione di criminalizzazione, Pinelli no. E poi Pinelli era in contatto con degli ambienti culturali molto distanti, del tutto imprevedibili per la polizia, perché per esempio, visto che Licia Pinelli faceva la dattilografa a domicilio, e allora per esempio per Pinelli non si muovono solo gli anarchici e la sinistra extraparlamentare. All'inizio non gliela vuole pubblicare nessuno, sarà solo il giorno a pubblicare la lettera degli intellettuali per Pinelli, però ci sono persone come, a me viene in mente subito Bruno Manghi, che è stato un grande sindacalista della CISL, ma era anche un ricercatore alla Cattolica, quindi era uno studioso insieme ad altri, quindi in realtà si schierano per lui persone di grande prestigio, ma che appartengono alla sinistra cattolica, quindi del tutto insospettabile. E lì si comincia a capire che questa cosa di Pinelli gli si ritorcerà contro. E va anche ricordato che c'è stato un passaggio fondamentale. Allora, Pinelli era in stato di fermo illegale. Però succede questa cosa ripugnante, che quando Pinelli muore, il procuratore capo, che è già stato citato da te, De Peppo, cioè quello che distrugge la prova regina delle indagini, è lo stesso che va
nel telegiornale, allora telegiornale unico della RAI, quindi per milioni di italiani quella cosa diventa la verità, e lui di fatto copre il questore e l'ufficio politico di Milano, no? Perché dice, ah, no, il fermo non mi risulta assolutamente che fosse altrimenti, certamente il fermo era stato convalidato. Quindi praticamente una delle grosse, da una parte c'è questa, come dire, questa verità umana che viene sostenuta anche da persone di ambienti insospettabili e non criminalizzabili, dall'altra invece c'è proprio che questa menzogna oscena, perché poi non si limitano a provocarne la morte comunque di fatto, no? Perché lui doveva essere in una condizione di sicurezza e muore. Ma soprattutto viene detto si è suicidato perché era stato raggiunto da elementi di colpevolezza, e poi a coprire questa operazione terribile c'è il procuratore capo di Milano, e ovviamente dopo di lui si spende davanti alle camere il ministro dell'interno Franco Restivo, no? Quindi il problema è che viene proprio blindata questa versione della storia su Pinelli e l'indagine viene subito archiviata. E poi questo abuso di potere però sarà come una ferita che si infetta dall'interno e produce questa cancrena, no? Che continua a espandersi e continua proprio ad avvelenare l'organismo fino a provocare degli effetti terribili. Non c'è ancora una verità, per un motivo molto semplice, perché comunque nessuno dall'interno ha parlato. Faccio un richiamo all'attualità, non so quanti di voi sanno che nel 2016 finalmente, uno dice alla buon'ora, è stata approvata una legge che ha introdotto il reato di depistaggio in Italia, no? Uno dice, che bisogno c'era del reato di depistaggio? Ci sono stati un sacco di depistaggi, hanno processato un sacco di agenti. Il problema è che non c'era un reato specifico, quindi si usavano per inscatolare certi comportamenti dei reati che avevano pene molto basse. Una pena bassa vuol dire che la prescrizione arriva presto, e chiaramente per il depistatore vuol dire avere vinto la lotteria, perché nel momento in cui tu hai il controllo delle prove, le puoi manipolare e nascondere. Se ti beccano 20 anni dopo, quindi anche se è pieno, io ho 10 anni che studio le stragi, tu soprattutto ti occupi di gente i cui depistaggi sono stati documentati, però è intervenuta la prescrizione, no? Quindi il senso del reato di depistaggio era, visto che queste condotte continuano a verificarsi, perché hanno accompagnato anche le stragi mafiose, rendiamolo reato specifico e più grave. Il che ha due effetti. Primo, che la prescrizione non arriva subito, così c'è tempo di scoprire queste cose, quando le scopri di sanzionarlo. L'altro è, come fai a evitare che si crei questo silenzio di piombo, no? Che non viene rotto, no? Perché nessuno ha parlato, perché chiaramente avevano paura dei loro superiori. Poi chiaramente nel momento in cui Calabresi viene assassinato, un'altra cosa che dice a Pinelli è, va bene, a questo punto abbiamo perso ogni chance di sapere com'è andata, perché adesso che ci hanno messo sopra il morto della polizia, basta, e così è stato. E la cosa interessante è che il reato di depistaggio fa sì che i sottoposti, che in tutte queste storie tipicamente c'è un sottoposto, statisticamente ho visto, c'è una serie di marescialli poverini che magari restano in ballo per Piazza Fontana, c'è uno che resta in ballo 20 anni prima che si scopra che in realtà stava pagando colpe dei suoi superiori. Avere colpe molto più gravi può essere un incentivo per un sottoposto, in realtà, per parlare, per denunciare la situazione. Quindi è molto importante, no? Uno dei motivi, ne stavo parlando appunto con la persona che ha spinto per questo reato di depistaggio, che è il presidente dell'Associazione dei Familiari della Strage di Bologna, che, visto che oggi è il 30 luglio, insomma, è anche il caso di ricordarla. E lui dice, sì, comunque questa cosa è un po' uno spauracchio, ha avuto il suo peso anche in vicende come il caso Cucchi. Ovviamente poi nel caso Cucchi non c'era quella macchina di potere enorme che ha provocato Pinelli, era dentro questa grande macchinazione di Piazza Fontana, quindi la verità non doveva venire fuori, il caso Cucchi no. Però c'è stato anche questo effetto, come dire, ambientale, di maggiore incentivo a parlare, perché adesso, insomma, il rischio per chi si prende la colpa dei superiori è maggiore, ecco. Senti Benedetta, io ho messo un po' in fila
una serie di situazioni, diciamo, che rendono l'Italia un paese unico in Europa. E cioè, 1964, il piano Solo, tentativo di golpe del generale De Lorenzo. Poi c'è Piazza Fontana. Poi c'è il tentato golpe borghese nel 1970. Poi nel 1973 il famoso golpe in Città Vittura, Rosa dei Venti, che poi era una preparazione, un colpo di Stato anche quello. E poi, come non pensare che accadde una strana mobilitazione nel 75, nel giugno del 75, quando alla vigilia delle elezioni amministrative ed europee si ipotizzava il sorpasso del Partito Comunista sulla Democrazia Cristiana. Il Partito Comunista salì fino al 33,5%, la DC resistette sul 35%, ma perdendo un consenso enorme. Bene, anche in quei giorni si respirò un'aria strana, non come quella del piano Solo del sinistro tintinnar di sciabole, però diciamo esisteva una tensione sociale fortissima. I dirigenti del Partito Comunista che erano scomparsi, alcuni socialisti ugualmente che avevano preferito lasciare i propri domicili, cioè si aspettava qualcosa di brutto. Ecco, tutto questo filo che può rientrare in quella che è stata chiamata la cosiddetta destabilizzazione stabilizzante, no? Che è una frase, se non ricordo male, del generale Westmoreland, ma che poi viene... In realtà la formula proprio destabilizzare per stabilizzare, in quella forma lì la usa Vinci Guerra. Poi la usa Vinci Guerra, esatto. Sì, esatto, perché in realtà anch'io, questa... la formula americana è un po' più articolata, quella crasi l'ha data lui. Ecco, infatti anche questa cosa a cui volevo arrivare, cioè siamo davanti a quello che è il nome di un progetto politico di stabilizzazione, cioè una svolta quasi, diciamolo pure, autoritaria. Non del... Ecco, non pensi che, come dire, nello scenario internazionale ci faccia intravedere un peso degli Stati Uniti molto importante? Non dimentichiamoci che c'è stato il golpe in Grecia, che la Spagna è ancora sotto Franco, che il Portogallo è in mano a Salazar. Cioè, siamo in un vaso di coccio che deve essere riportato al suo posto, perché ci sono stati i contratti dei metalmeccanici che vengono chiamati la Caporetto degli industriali, c'è stata la crescita del Partito Comunista, la rivendicazione anche di diritti che venivano fino allora negati, eccetera. Si crea una grande speranza di progresso, improvvisamente, insomma, noi ci troviamo stretti invece questa maglia di, non so neanche come chiamarla, di progetti, di complotti, sicuramente di attentati a quella che è la democrazia, ma attentati seri. Non sono, anche il golpe borghese è stato presentato come un golpe da barzelletta, da operetta, cioè è stato ridimensionato, ma no, strava di 200 forestali, 4 nostalgici, eccetera. La verità vera è che c'era un avallo molto importante, e insomma, questi quattro uomini da operetta al Viminale entrano, prendono le armi dall'armeria del Viminale, cioè noi abbiamo veramente corso un brutto rischio. Ecco, fino a che punto la teoria americana, che poi è diventata molto più violenta nel Sud America con il piano Condor, quindi i colpi di Stato in Cile, in Argentina, eccetera, e in Grecia, fino a che punto, ecco, gli Stati Uniti hanno condizionato quella che Sergio Flaminia ha chiamato una democrazia limitata, la sovranità limitata. Sì. Appunto. Cioè, quanto hanno contato? Dunque, adesso noi siamo molto aiutati nel ricostruire queste cose, perché noi possiamo incrociare da una parte la documentazione che riguarda questi nuclei di difesa dello Stato, quindi di fatto questi organismi che sul campo però vedi che avevano proprio degli addentellati con degli apparati militari di intelligence che comunque statunitensi, no? Però la cosa molto interessante è che c'erano moltissime gradazioni, quindi rispetto al disegno un pochino semplicistico, no? Che l'Italia ha corso un rischio come la Grecia, come i paesi latinoamericani, in realtà la situazione era molto più complessa, no? Anche molto più interessante. Allora, c'è fior di documentazione ormai a riguardo, che è uscita dagli archivi statunitensi. E allora facciamo una premessa, così poi posso fare il distinguo. Allora, è chiaro che tutte queste cose non sarebbero successe se non ci fosse stato il quadro della Guerra Fredda. L'espressione sovranità limitata
è molto divertente, no? Perché poi ogni parrocchia ha le espressioni che si possono usare e non si possono usare. Gli storici delle relazioni internazionali si irrigidiscono perché dicono vabbè, ma la sovranità limitata ce li avevano i sovietici che mandavano i carri armati. Però era un'espressione forte, patrimonio della cultura di sinistra, dei giornalisti di sinistra, per dire che in Italia comunque il vincolo internazionale è pesantissimo. Cioè, noi siamo in un paese dove viene poi esplicitato nel 73, quando Berlinguer, dopo il golpe in Cile, dice: anche se raggiungessimo 50+1, è meglio che noi non andiamo al governo, no? Quindi di fatto c'è una situazione in cui hai il principale partito dell'opposizione che non può mai andare al governo, quindi hai dei vincoli di questo genere. È in questo quadro che si giustifica il fatto che a un certo punto ci sono una pluralità di soggetti che decidono di intervenire per condizionare la vita politica con mezzi violenti e illeciti a vari livelli. Detto questo, che è chiaro, abbiamo fior di documentazione che viene, no? Viene fuori dagli archivi statunitensi, e c'è un altro dato che è molto importante: le cose peggiori in Italia, cioè l'esplosione della violenza, accade in coincidenza con la presidenza Nixon negli Stati Uniti, no? Nixon cosa vuol dire? Vuol dire un anticomunista di ferro, un presidente che a livello di grande politica globale è l'artefice della distensione e dell'apertura alla Cina, e quindi lui, facendo queste grandi manovre internazionali, aveva bisogno, per la propria credibilità, di essere ferreo nel mantenimento della pregiudiziale anticomunista nei teatri locali, in particolare in Europa. Quindi diciamo, Nixon, qual è un attore molto importante, l'agente della politica nixoniana in Italia? L'ambasciatore statunitense a Roma, no? Che era un falco, come Nixon, si chiamava Graham Martin. Quindi diciamo, c'è questo quadro. Quindi quello che è venuto fuori però non è che gli americani hanno deciso che andavano fatte queste cose. Tu giustamente sei partito dal piano solo e hai fatto bene, perché il piano solo, che è stato ricostruito storicamente molto bene da un bravissimo storico, Mimmo Franzinelli, piano solo è fogna di casa nostra principalmente. Cioè, il piano solo è un progetto autoritario, non era proprio di colpo di Stato, che però è una risposta all'apertura politica del centrosinistra. Voi considerate che il governo di centrosinistra ce l'aveva approvato sia il Vaticano che la presidenza Kennedy con la segreteria di Stato. Quindi uno dice, c'era la benedizione, i socialisti non avevano niente a che vedere con i comunisti, però i detentori del potere economico in Italia, quindi i conservatori italiani, non ne volevano sapere della prospettiva delle nazionalizzazioni, eccetera. Quindi il tintinnar di sciabole, quella è fogna nostra, che poi si innesta tutto il quadro internazionale, non metto in dubbio, però diciamo che state attenti a non perdere mai di vista che in Italia, poi non, anche quelli non li hanno condannati, però gli industriali hanno foraggiato i gruppi di estrema destra. Cioè, quelle sono cose, poi ci sono delle tracce, delle ombre, nessuno è stato condannato, però i soldi arrivavano anche da lì. Quindi, cosa succede? I documenti ci dicono che il piano solo, no, il golpe borghese, per esempio, l'ambasciata americana sa tutto, no? Dice, ma non avverte le forze di sicurezza italiane? No, evidentemente lo dice solo ai vertici dei servizi, a tutta gente a cui andava benissimo, no? Che queste cose succedessero. Però in questi documenti è molto chiaro, e sono proprio anche posizioni del consigliere della sicurezza Nixon, l'idea è che in Grecia era andato bene sponsorizzare un corpo di Stato, perché la Grecia era un paese socialmente poco complesso, con pochi abitanti, quindi lì si poteva fare con successo un colpo di Stato militare, ed è stato fatto. L'Italia è un paese troppo articolato, troppo popoloso, se si sa benissimo che tu non riesci a fare un colpo di Stato in Italia, non puoi, perché comunque il paese è composito. Cioè, hai tutto un pezzo di popolazione, hai tutto l'elettorato comunista, hai il presidente della Camera, ex partito, cioè, non ce la fai. Gli americani lo sanno,
Però al tempo stesso loro sanno un'altra cosa fondamentale che sanno tutte le persone che gestiscono queste cose, che tu non hai bisogno di fare un colpo di Stato. L'idea che una cosa possa succedere politicamente può avere quasi la stessa efficacia di una cosa che succede. Quindi la vita politica italiana dal 64 in poi è pesantemente condizionata dalla paura del golpe. E lì è una cosa che si sa dal 73, perché il segretario del Partito Comunista si espone e apre all'accordo con la DC dicendo accettiamo di non andare al governo perché c'è stato il golpe in Cile. E allora loro non lo sapevano che nei documenti americani è proprio scritto no, è troppo pericoloso perché proprio se si va troppo avanti c'è troppo rischio di una guerra civile, noi abbiamo bisogno che l'Italia sia stabile. Quindi le cose devono succedere, devono far traballare tutto di modo che le persone si spaventano e possiamo strumentalizzare politicamente la situazione, ma non bisogna andare troppo oltre perché non possiamo permetterci una guerra civile nel centro dell'Europa. Perché però nel 1978 si è andati oltre col sequestro Moro? Ma lì la genialità è che il sequestro Moro l'hanno fatto le Brigate Rosse. Infatti nel 79 il PCE è crollato perché si è dovuto spendere per non solo per il rigore economico ma anche per la sicurezza. Qui si apre un'altra cosa che insomma adesso ho cominciato a lavorarci, ma quella è veramente una fogna di ricerca. Nel 74... Esatto, sì, assolutamente, però questo è interessante. Uno dei protagonisti di questa storia, perché dicevo, l'ambasciatore americano, quindi la persona che dice no, non bisogna arrivare fino al golpe, però cosa fanno gli americani, no? Tipico comportamento, danno tramite l'ambasciata al capo dei servizi segreti Vito Miceli, che poi è stato variamente indagato, eccetera, paccate di dollari che lui può usare come fondi neri per foraggiare tutti questi soggetti, no? Per cui un po' paga gruppi di estrema destra, paga quello che deve scappare all'estero perché è indagato, eccetera. Quindi le covert operation americane si sono estrinsecate anche attraverso queste cose spicciole che chiaramente non lasciano molte tracce, ne lasciano poche e hanno effetti. Aspetta, mi sono distratta, cosa dovevo dire? Moro. No, nel 74 sempre questo Vito Miceli che viene coinvolto nell'inchiesta fatta da Tamburino, quella sulla Rosa dei Venti, no? E viene arrestato, quindi grande scandalo, generale capo dei servizi segreti arrestato, e lui a un certo punto, finito l'interrogatorio, guarda questo giudice istruttore Tamburino e gli dice: tanto adesso voi sentirete parlare solo di quegli altri. Il 74 è un anno importante perché le Brigate Rosse erano nate nel 70, nel 74 fanno, tra l'altro poco prima della strage di Brescia, fanno un primo gesto eclatante che è il sequestro del giudice Sossi, che poi finisce bene, Sossi viene liberato, incolume, eccetera. Poi compiono il primo omicidio a metà giugno a Padova e da quel momento c'è l'escalation sanguinaria, quindi diciamo... non è paragonabile, no? Un grande magistrato ucciso da Prima Linea, Alessandrini, diceva: un Giannettini nelle Brigate Rosse non l'abbiamo mai trovato e non è stato trovato ancora oggi un Giannettini. Un Giannettini cosa vuol dire? Una persona a libro paga degli organismi di sicurezza italiani che proprio collabora puntualmente in maniera organica con un gruppo terroristico. Però al tempo stesso, obiettivamente, il sequestro Moro, essendo stato un sequestro, non un omicidio, è durato 55 giorni, ha avuto una dimensione proprio spionistica. Cioè c'è stata tutta questa gestione, no? Trattative occulte per liberarlo, trattative perché le carte di Moro dovevano sparire e l'impatto destabilizzante è stato enorme. Però la cosa interessante che rende quella battuta di Miceli così sinistra è che dove non è arrivata fino in fondo la strategia stragista, perché è riuscita a riportare l'asse un po' a destra nel 72, ma poi sono venute fuori troppe cose e lo slittamento a sinistra è ripreso. Ha potuto il caso Moro, perché tutta questa situazione di tensione estrema si verifica mentre i comunisti appoggiano, tra l'altro, uno dei governi di più, come dire, scadente composizione, no? I comunisti proprio si trovano a dover votare ob torto collo questo governo nell'emergenza del sequestro Moro.
Però la cosa interessante è che il Partito Comunista si logorò completamente nello stare a puntellare la DC durante il sequestro Moro. E infatti nel giugno del 79, pum, scende, si chiude la prospettiva dell'accordo, è il periodo in cui al massimo del potere su un piano nascosto quel gruppo occulto che è stata la P2, che penetravano grossi centri finanziari, centri di informazione, centri di sicurezza. Quindi è molto complesso, però questo per dire che le interferenze straniere in un paese come l'Italia, ma anche sembra una banalità, non ci pensiamo mai, l'Italia era già nel nucleo della Comunità Economica Europea, per esempio, cioè tu non è che potevi fare come in Grecia, in Italia, non potevi, dovevi fare delle cose più sottili, che rende molto anche più complicato ricostruirle adesso. Perché hanno fatto delle cose più sottili e più sono diventati sottili, meglio hanno funzionato. Grazie Benedetta. Mi spiace chiudere, ma si è fatto tardi. Solo per ricordarvi, domani si ricomincia alle 19.30, si parlerà di Cina con Giada Messetti di Carta Bianca e Mariangela Pira di Sky TG24. Si parlerà di ambiente, c'è Gerardo Greco con Sante Maurizi, sarà l'occasione anche per ricordare Giorgio Todde che ci ha lasciato avantieri. Si parlerà di economia ai tempi del Covid ancora con Mariangela Pira. Si chiuderà con il direttore della Nuova Sardegna di Rosa che intervisterà Marco Lillo su Paolo Borsellino. Grazie a Piero Manironi e a Benedetta Tobagi che vi aspetta per il film a copia qua. A domani.